Una tariffa light per i cittadini dei comuni più virtuosi nella raccolta differenziata e costi più pesanti per chi è meno attento. È la proposta dei comuni di Vogogna, Premosello, Chiovenda, Montecrestese, Gravellona Toce e Crevola d'Ossola dopo i paventati aumenti per lo smaltimento dei rifiuti. È di oggi la lettera inviata al Consorzio Rifiuti, a Conservicio e a tutti i comuni consorziati dalle 5 amministrazioni. La decisione spetta l'assemblea consortile che si riunirà il 28 febbraio. CFI Cooperativa, partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico al fianco di Emisfera, la coop verbanese nata nel 96 che opera nel settore dell'information technology. Un sostegno fattivo che si traduce in due atti, un'iniezione monetaria a cui si associa un prestito partecipativo, strumenti che permettono alla coop di Fondo Toce di disporre di nuove risorse finanziarie per un ammontare di 100.000 euro. Emisfera è una realtà economica in espansione sul mercato. Da 23 anni oggi conta 59 addetti e soprattutto un fatturato annuo di 3,7 milioni di euro. Obiettivo futuro: sforare il tetto dei 4 milioni. È costata la vita a un 34enne francese la valanga che ieri pomeriggio ha travolto una pista da sci a Cramontana. Tra i feriti, sempre ieri pomeriggio, valanga anche al Lago delle Streghe e all'Alpe d'Evero. Il pericolo valanghe al confine tra VCO e Svizzera resta moderato, escursioni più sicure in mattinata e il rischio cresce nelle ore mediane della giornata. Sconsigliate gite in quota in zone particolarmente esposte ai venti. Potrebbe essere l'ultima riunione del Consiglio Comunale di questa amministrazione Marchionini, quella convocata per domani sera con prosecuzione il 7 marzo. Seduta a fiume con inizio alle 18 per esaurire entro le 21 tutte le interpellanze, le interrogazioni presentate e prosecuzione fino a notte. Nell'ordine del giorno ci sono numerosi punti che sicuramente destano interesse, a cominciare dal procedimento di decadenza del consigliere Adrian Chiffo, eletto in Forza Italia, e poi passato con Michael Immoviglia il gruppo Forza Silvio. Motivo: le assenze accumulate. I sindaci delle Quarne e della Valestrona rilanciano e chiedono l'avvio dei lavori lungo le strade provinciali. I soldi, dicono, ci sono, ma gli interventi non partono. I problemi economici della provincia del VCO hanno rallentato l'avvio delle opere sulle strade provinciali 51 delle Quarne e 52 della Valestrona. I fondi per la messa in sicurezza sono stati deliberati in autunno dalla Regione Piemonte, 480.000 euro per la provinciale della Valestrona, 270.000 per quella delle Quarne.